Chiedo comprensione da adesso per la determinazione con la quale mi rapporterò a persone e cose in nome e in ragione dell'Abruzzo. Io a un certo punto mi metto, diciamo, l'elmetto e comincio ad operare. Un messaggio forte e chiaro, quello di D'Alfonso nel giorno degli eletti all'Aquila. Era la giornata più attesa, quella per conoscere i nomi della sua giunta, dopo tante polemiche e tante incertezze di composizione. La prima notizia è che sono sei e non più dieci come nella precedente giunta, e precisamente Silvio Paolucci, Marinella Sclocco, Dino Pepe, Donato Di Matteo e Giovanni Lolli, unico con nomina esterna. In cinque fanno tutti capo al Partito Democratico, è la prima cosa che salta agli occhi. Il sesto invece è Mario Mazzocca di SEL, ex sindaco di Caramanico, al tempo PD e poi autosospeso, entrato nelle fila di Sinistra Ecologia e Libertà lo scorso aprile. Ancora non ufficializzate le cariche, si sa che Lolli ricoprirà il ruolo di vicepresidente, ma sugli assessorati ancora si tace. Perché le materie che noi dobbiamo riassorbire dopo la diminuzione degli assessorati richiedono un lavoro di cucitura. Ho bisogno di qualche giorno di tempo per creare gli apparentamenti delle materie, dei settori, delle funzioni, dei compiti. Per questo ho chiesto qualche giorno, che tra l'altro lo statuto prevede ampiamente. L'unica scucitura in conferenza stampa si è avuta sul ruolo che ricoprirà Silvio Paolucci, a lui la delega più problematica degli ultimi anni, quella sulla sanità. Che abbiamo intenzione di rendere la vita degli abruzzesi più facile, dinamica e veloce. A rappresentare la primula rossa in tema di unicità di schieramento c'è Mario Mazzocca. Voci di corridoio lo vedono proiettato verso l'assessorato alle attività produttive. C'è da fare un accorpamento di diversi settori, conseguenza di questa nuova legge elettorale che vede la presenza di 6 assessori in luogo di 10. Certamente per quanto ci riguarda noi immaginiamo di essere predisposti a occuparci di ciò di cui ci siamo sempre interessati nel corso degli anni, quindi la filiera ambientale è quanto di noi ci aspettiamo in prima battuta. Ovviamente ci saranno sicuramente anche delle appendici che prenderemo al volo. Firmate le carte per tutti i rappresentanti della nuova giunta, ancora attesa per la nomina delle deleghe che arriverà tra qualche giorno. Per ora di ufficiale arriva una data, quella per il primo consiglio regionale. Si partirà credo a fine giugno con il primo consiglio, allo stesso tempo la prossima settimana verranno attribuite le deleghe in modo tale che i componenti della giunta regionale potranno entrare nel pieno delle loro funzioni, ma nel frattempo appunto in questi giorni ci cimenteremo sul programma di governo che forse per la prima volta porteremo certamente noi, forse perché non ricordo sia stato fatto in passato, porteremo per la prima volta all'attenzione di tutto il Consiglio regionale.